la presenza dei francescani nel monastero di Colle Sant'Agata. Se facciamo qualche calcolo con le date, vediamo che i conti tornano. Infatti, come affermava la professoressa Valeria Butera, riporto qui proprio un piccolo pezzetto di testo, nella genealogia della Vergine, la discendenza apostolica di Sant'Anna e la Sacra Parentela, lei affermava che l'ordine religioso che più di tutti ha sviluppato una devozione per Sant'Anna è stato quello francescano. Il culto di Sant'Anna presso i francescani è documentato almeno dal XII secolo. La predilezione per Sant'Anna da parte dell'ordine dei minori, e special modo degli osservanti, è motivata dall'esaltazione del ruolo di Maria e di sua madre nel processo di redenzione. Il grembo di Sant'Anna è considerato tempio e tabernacolo di Maria Vergine e quindi, per proprietà transitiva, strumento dell'incarnazione. E se noi pensiamo a un documento che è una polizza di pagamento al Banco del Salvatore a Napoli, questo documento attesta l'arrivo della nostra statua in parrocchia. È stato pubblicato anche qualche anno fa su un opuscoletto della festa di Sant'Anna. E questo documento, grazie al professor Antonio Faita di Gallipoli, che ci ha contattato e lo ha inviato in parrocchia, ci permette di datare la statua al 1740 e di conoscere colui che ha scolpito la statua. Parliamo del mastro Donato Fortunato. E opinione concorde proprio nel pensare che appunto la statua sia stata conservata nel monastero di Colle Sant'Agata fino al 1806, anno in cui il monastero venne dismesso e quindi ovviamente la statua venne trasferita in parrocchia qui a San Carlo. E purtroppo le fonti che riguardano i documenti, ecco, che riguardano la devozione della Santa in parrocchia non sono numerosi, o meglio, si ritrovano a partire dagli anni 40-50 in poi. Però ci sono tutta una serie di tradizioni che sono legate alla Santa, in particolar modo quella dei martedì di Sant'Anna. Era usanza fino agli anni 50, quando era ancora parroco Monsignor Raffaele Inappi, esporre la statua il primo martedì di luglio, e questo aveva un significato. La statua infatti veniva esposta di martedì proprio perché c'era una particolare devozione nei confronti della Santa, in quanto si pensa, insomma, che il martedì sia il giorno sia di nascita che di morte di Sant'Anna. E così che appunto i carmelitani a Napoli organizzavano processioni tutto l'anno, sempre di martedì, proprio per rendere onore alla Santa.